Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Una trasferta più facile del previsto a Palermo? Ma no, non direi, anche perché è una giornata molto particolare, giocare alle 2, la prima di campionato, con un caldo del genere, non c'erano le condizioni di normalità. In questa non normalità noi siamo stati sicuramente più cinici rispetto al Palermo, che ha provato a manovrare anche con buona intensità nel possesso palla, buoni movimenti, però poi il possesso palla deve essere concretizzato. Noi ne abbiamo fatto meno, ma siamo stati più bravi nelle verticalizzazioni, più scaltri negli ultimi 30 metri. Perché infatti il mister capo di casa nel dopogara ci ha parlato di Lazio più Sorniona, forse è pesata anche la differenza di età in campo, comunque una Lazio più esperta. No. Non è d'accordo con questo. La differenza d'età comincia a diventare anche un po' una storia, perché è molto più difficile allenare dei gruppi eterogenei che dei gruppi omogenei. Se vogliamo mettere un po' di fisicità, sì, ma non può essere la differenza d'età che ti fa essere più cinico o concretizzare di più. Quindi non attribuisce alla prestazione nel complesso non brillante del Palermo solo un fattore di giovane età? No, io non sto dicendo questo, cioè per me l'età è un altro tipo di argomento da approfondire su determinate tematiche. Sulla gestione della partita, dico che il Palermo ha provato a manovrare, ha provato a gestire la palla, però la Lazio è stata più ordinata nella fase difensiva, molto cinica nelle ripartenze e anche nei momenti di difficoltà non ha mai perso la testa la Lazio. Sinceramente parlando, come ha visto il Rosanero in campo, mister? Io se guardo di più la mia squadra, è una squadra che ha una buona proprietà di palleggio e ha un centrocampo di qualità. Il Palermo, c'è qualcuno che l'ha impressionato in particolare, qualcuno dei ragazzi? Diventa un po' antipatico lo già troppo dei singoli o denigrare degli altri. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.